Buona serata amici di tutto lo sport minuto per minuto di Tele Genova, come avete visto abbiamo iniziato questa puntata in modo inedito e ora spieghiamo perché. Buonasera, benvenuto, bentornato al nostro ospite Bruno Danovaro, pluricampione di sport da combattimento professionistico. Ciao Bruno! Ciao Luca, buonasera a tutti. Allora Bruno, ovviamente parleremo anche della tua carriera sportiva, ma a 360 gradi un po' di tutto e abbiamo proprio iniziato con questo inedito filmato della tua nuova attività, possiamo definirti così, però sei bravo. Eh? Sì, devo, devo dire che sono più bravo di quello che avrei mai... No, a parte gli scherzi. Sì, è una nuova... Il fantasma dell'opera. Il fantasma dell'opera al quale stiamo lavorando... Io sto, mi sto impegnando veramente molto sia dal punto di vista con le lezioni di canto che con le lezioni di ballo e come tutte le cose che faccio le prendo molto seriamente e quindi abbiamo aggiunto questa mia passione che ho trasformato diciamo, in un lavoro a tempo pieno compatibilmente agli impegni sportivi, però devo dire che sta andando molto bene e sto anche lavorando a questo progetto. Dancing in the Gym, ballando nella palestra, dove sarà un connubio ambientato come location nella palestra e un richiamo ad alcuni temi con personaggi come Sammy Davis Jr. dei tempi che furono e dell'ambiente che piace a me. E tra l'altro abbiamo anche intravisto delle foto che riguardano il tuo debutto a Monza, credo la Villa Reale di Monza, nei panni di, di Bert in Mary Poppins. Sì. Ti sei divertito? È stato estremamente divertente, come ogni cosa che faccio, perché per me è fondamentale l'elemento divertimento e ho debuttato alla Villa Reale di Monza nei Pani di Bert, in Mary Poppins. Mi sono veramente divertito, è stato un successone e quindi come ogni cosa che faccio la ripeterò. Passione per la danza, per il canto impegnato che hai sempre avuto oppure ti è nata in tempi più recenti? No, sono tutte cose che io devo ringraziare la mia famiglia, mio padre, mia madre, i nonni paterni, e la nonna materna perché mi hanno sempre un po' caldeggiato questa passione per la musica, la musica americana, la musica di livello, come il teatro, l'opera, l'operetta. Diciamo che la mia famiglia ha contribuito, come nello sport, a far funzionare anche il muscolo chiamato cervello, che è il più importante. Ecco, tu sei impegnato un po' sia nello sport, sia come abbiamo visto, anche extra sport, nel sociale, un po' tutto per curiosità, la tua giornata tipo quanto dura? Più di 24 ore? <ride> la mia giornata tipo comincia sempre alle 5 e mezza con la corsa, perché eh, per me è fondamentale anche quando io sono in giro per lavoro, mi muovo o mi muovevo anche in aereo che andavano negli Stati Uniti, fuso orario, o non fuso orario, comunque la prima cosa che facevo una volta che mi sistemavano i bagagli era cominciare con la corsa, quindi tornando alla giornata tipo, comincio con la corsa, poi comincio, finita la corsa, do vita a tutti i miei innumerevoli impegni, insegnamento con i miei numerosi allievi, vado un po' anche agli affari perché è fondamentale per poter vivere come vivo, poi ritorno in palestra, quindi un secondo e un terzo allenamento, uno di potenziamento oltre alla corsa. Corpo libero, e poi sparring o lotta, e poi di nuovo eh, tutti i vari impegni, adesso appunto la danza, le lezioni e tutto il resto. Diciamo che non ho problemi di insonnia perché quando vado a dormire, fortunatamente mi addormento, ma a me bastano quattro ore intense e sono a posto. Ricordiamo Bruno da Novara, 111 match di imbattibilità negli sport da combattimento in varie discipline, però hai avuto anche parentesi nel football americano, nel rugby, nel rodeo. Ci cioè avevi raccontato l'anno scorso, nel calcio storico. Hai fatto lo stuntman, cioè davvero non sappiamo più che cosa raccontare. Hai un segreto particolare per riuscire a fare tutto questo? Beh, è quello che ho detto prima: di eh, aver reso le mie passioni un lavoro molto ben remunerato che non guasta mai. Perché non potrei vivere in altro modo, e, però a parte gli scherzi c'è alla base un sacrificio enorme da parte mia perché non mi sono mai risparmiato in nulla e non ho mai chinato la testa di fronte a niente, a nessuno e soprattutto non mi sono mai piegato dinanzi alle difficoltà e alle sfide. Ecco, io ho tratto qualche spunto dalla tua biografia, l'uomo più forte del mondo, Edito dalla Limina, che è uscito qualche anno fa. Una curiosità che mi è venuta, eh, hai parlato spesso del tuo rapporto con la fede, citando anche il cosiddetto bagliore. Ci spieghi in breve che cosa significa? Sì, eh, adesso questo argomento cercherò di essere serio, eh, nel senso che io sono estremamente credente. Eh, sono cattolico, ne vado fiero delle mie tradizioni, del crocifisso, di tutto quello che riguarda la Chiesa Cattolica, senza per questo essere un invasato. Eh, questo bagliore praticamente, probabilmente è anche frutto un po' della mia immaginazione, però è un qualcosa che mi ha sempre aiutato nei momenti di difficoltà. Quindi nei combattimenti, quando sono stato ricoverato in ospedale, quando magari correndo ero in Germania e dovendo ottemperare i miei numerosi impegni sono andato come sempre a correre, però era buio, c'era la neve alta e sono finito, sono sprofondato nella neve, ma alla fine, come anche quando sono caduto da cavallo, che il cavallo mi è caduto addosso, è successo più volte, comunque diciamo nei momenti di difficoltà ho sempre visto un qualcosa che mi ricorda un bagliore e io chiaramente da buon cattolico, da buon religioso, lo considero un segnale che mi dice che devo ancora fare tanto. Sempre dalla tua biografia, a proposito di medicina, ci sono stati nomi eccellenti che si sono espressi vabbè, sulle tue capacità fisiche, ci mancherebbe altro, ma eh, hanno detto che una delle tue parti più interessanti è anche il cervello, addirittura un quoziente intellettivo, 1,9,8 c'era scritto sul, sulla biografia. Sì. 198. Diciamo che i medici, l'amico, il professor Dalmonte delle cliniche del CONI e anche Piero Volpi, che era, non so se lo sia ancora, medico dell'Inter, hanno detto che oltre a un connubio eh, particolare tra eh, apparato cardiocircolatorio e struttura scheletrica, però eh, a parte questo la cosa più importante in me che sviluppa questa capacità nel superare le difficoltà, le malattie e raggiungere gli obiettivi è proprio imputabile al cervello, ma io la imputo a un fatto proprio di positività che mi porta comunque a vivere le cose con un'emozione particolare proprio perché eh, tutti sanno che sono un uomo felice. Se invece ti dico chirindum cosa mi rispondi? <ride> il chirindum che io adesso faccio finta di saperlo da tempo questo termine ma in realtà lo so da tempo ma me l'hanno spiegato il grandissimo maestro Chan Su Yao che fu colui che portò il kung fu a Milano. Che vedendomi allenare, sollevando questi pesi enormi ma sempre divertendomi, sempre col sorriso sulle labbra, ehm, mi disse che ero in possesso di questa qualità che è il kirindu. Anni dopo, la stessa cosa mi disse un mio collaboratore in una delle mie palestre, che era un esperto di Yoseikan Aikido, del maestro Mochizu, che lui aveva vissuto tanti anni in Giappone, e mi spiegò che questa sorta di kirindu è questa scossa che io avverto elettrica. Di positività, di quasi invulnerabilità che mi porta a vedere tutto ancor più in maniera positiva di quanto io veda già abitualmente, quindi abbiamo capito che era una cosa che andava chiamata Kirindu. In quel modo, e, fra le varie mille foto che stiamo vedendo scorrere alle nostre spalle, ce n'è una che abbiamo visto poco fa con Padre Francesco Polidoro, eccola lì, insieme a Ronald Reagan. Polidoro è stato un personaggio importante proprio anche a livello mondiale. Beh, Gianmaria Polidoro, che è francescano, <coughs> scusate, è un uomo che eh, è un amico, è una persona che ha preso parte per la missione di pace insieme a me tra Reagan e Gorbaciov, tra Gheddafi in un contesto abbastanza delicato ed è veramente una persona fuori dal comune a livello di umanità dotato di una cultura incredibile e devo dire che averlo come amico mi ha aiutato sempre per dare energie positive al mio cervello. Qui, Questo non è lui, <ride> ma è il grande Tony Renis No, qui sembra strano però, anche lui è un amico e mi chiamava spesso la sera perché aveva dei problemi con un altro mio amico che faceva sempre qualche guaio e lui mi ricorda che abbiamo parlato a lungo nei nostri incontri, soprattutto ci trovavamo all'ambasciatori di Roma. E lui è una persona che viene ricordato per quando, quando, quando la canzone, ma in realtà è una persona che è un produttore di altissimo livello, un uomo intelligentissimo ed è un uomo soprattutto che si è fatto dal nulla perché lui non aveva, era veramente di famiglia umile e è riuscito veramente ad arrivare in alto. Ecco, non manca tantissimo purtroppo la chiusura di puntata, quindi dobbiamo correre, ma a proposito di velocità ricordiamo Secretariat, molti magari non lo sanno, è il cavallo più vincente della storia, sei stato addirittura paragonato a lui e per te che sei un grande appassionato di cavalli, tra l'altro Jack e Nana sono da tantissimi anni i tuoi compagni in questo senso, Diciamo cosa hai provato quando ti hanno detto questo? Ma il fatto di essere paragonato a Secretariat è per me un onore perché era il cavallo che L'hanno paragonato, paragonato a sottoscritto proprio perché lui arriva fino a un certo punto con gli altri avversari e poi quando decide lì, lascia, li lascia eh. sul posto. La stessa cosa, insomma, io sto facendo da parecchi anni perché alla fin fine sono ancora qua imbattuto e Jack e Nana, che sono i miei cavalli da tantissimi anni, sono la parte migliore di me e sono coloro i quali mi hanno migliorato molto. Ecco, recentemente invece sei stato qui in Liguria ad Albenga per uno stage internazionale, Shindo Kai Kan, dove tra l'altro sei anche un dirigente, quindi ecco queste sono le immagini che riguardano quella giornata. Sì, lo Shindo Kai Kan è uno stile di arte marziale moderna, estremamente completa, dove si combatte anche a mani nude e pur essendo completa come l'MMA, anzi più completa perché c'è la parte a mani nude, conserva fortunatamente lo spirito dell'arte marziale, quindi... Spirito significa educazione e mantenimento e rispetto delle regole. E questo per quelli non giovanissimi è un grande cartone animato degli anni Ottanta, Judo Boy. Judo è... Boy. Che vediamo anche qua davanti in studio. Sì, mi rappresenta molto, ecco, io non vado in moto ma so andare comunque. Davvero grazie a Bruno da Rovaro, lo ritroveremo sicuramente perché avremo ancora tantissimi argomenti e storie interessanti della sua vita sportiva e non solo da raccontare. Grazie a voi. Grazie Nicola in regia, grazie a tutti gli spettatori di lo Sport minuto per minuto, ci rivediamo mercoledì prossimo sempre su Telegenova. Ciao a tutti.